il monoteismo, Dio di Israele è pure l'origine dell'uomo e del mondo, secondo Adamo, nome collettivo, l'uomo, creato immagine e somiglianza di Dio. Il mondo è buono, essenza del male all'inizio. Il significato liturgico, gli astri sono segni per le feste, i giorni, gli anni, e di qui anche il riposo sabbatico. Dio che parla 10 volte, che compie 8 opere e 6 volte lo stesso ritornello che scandisce il testo vide che tutto era buono. Questo era il primo racconto, quello dei 7 giorni. Il secondo racconto invece si concentra sull'uomo. Gli elementi orientali dei miti si parte dal giardino degli dei, la creazione dell'uomo con quel materiale usato per creare che è l'argilla, impasta col sangue di una divinità uccisa, sulle pareti del tempio di Luxor, il dio Cnu è raffigurato seduto davanti alla ruota del vasaio, mentre plasma l'uomo e la sua donna. Il racconto biblico attinge al materiale immaginativo del mito, ma toglie ogni elemento politico.